È durato 12 anni il digiuno di Porta del Foro in una giostra del Saracino accesa, combattuta, anche in dubbio a causa del forte acquazzone che l'ha preceduta, poi con un po' di ritardo è cominciata una serata ricca di palpitanti colpi di scena. Alla fine il successo è andato al quartiere che non vinceva da più tempo. I big della giostra dedicata in questa edizione a Pietro Benvenuti nel 250esimo anniversario della nascita rimangono nell'ordinario. Enrico Vedovini apre la piazza con un 4 per Porta Sant'Andrea. Stesso punteggio per Porta Crucifera con Adalberto Rauco. Addirittura 3 per Elia Cicerchia porta Santo Spirito alla consapevolezza quasi di uscire dai giochi, anche perché Gabriele Innocenti coglie uno splendido 5 per Porta del Foro dopo che la sua prima carriera era stata disturbata e quindi fatta ripetere. Nella seconda serie di carriere Tommaso Marmorini rimane sul 4 per Porta Sant'Andrea, stessa cosa per Lorenzo Vannischi di Porta Crucifera, Gianmaria Scortecci trova il 5, ma non basta. Così il tiro decisivo c'è la Porta del Foro, basta anche un 4 per Davide Parzi ed è proprio così, va sul sicuro e dopo 12 anni il quartiere può tornare a urlare di gioia. Gente non vedeva l'ora e mi dispiace per quelli che non l'hanno potuta vedere questa serata. Ci sono tante persone importanti per Porta del Foro che abbiamo perso negli ultimi anni. Sandro, Marcello, Bruno, il mio babbo, ma sono sicuro che stasera sono tutti insieme lassù a guardarci, a gioire per noi. Ci hanno guardato. Una giostra che ha rischiato di non tenersi per il maltempo, la vostra prima carriera gravemente disturbata, insomma sono vissuti anche momenti di tensione. Sì, sono quelle giostre che io prima della giostra ero contrario a correrla, ero uno di quelli che aveva dato parere contrario a correrla e poi l'abbiamo vinta. Quindi questo è lo strano, il bellissimo e il meraviglioso di questa manifestazione. Cosa hai provato intanto? Non lo so. È il numero uno! Non lo so cosa ho provato. Davide! Sicuramente domani riguardandomi alla televisione capirò cosa ho provato, perché non lo so. Perché si dice no, poteva essere il tiro più facile ma anche il più pesante. Il più difficile. In prova generale mi era già capitato che ci bastava 4 per vincere e purtroppo andai a finire sul 3. Quell'esperienza mi è servito perché comunque un tiro che può sembrare facile non lo è e mi è servito a non sottovalutare quel tipo di tiro e a rimanere concentrato a mille per portare a casa questa lancia che veramente il quartiere intero se la merita, non da quest'anno ma ormai da anni si merita questa vittoria. Innocenti, insomma, entrate nella storia di questo quartiere. Gabriele, ce lo meritiamo, siamo cresciuti in questo quartiere da figuranti per poi diventare giostratori. E stasera è una delle emozioni più belle della mia vita, veramente. Una coppia molto affiatata, l'avevate già fatto vedere nelle provacce, e insomma, averlo rifatto in giostra è tanta cosa. L'ho rifatto in giostra, è stato tanto soddisfacente in prova generale riuscire a vincere, ma vincere la lancia d'oro e Porta del Foro dopo 12 anni non ci sono paragoni. A chi la dedichi? La dedico alla mia fidanzata Benedetta, che tutto l'anno la mando al manicomio. Tra il lavoro e i cavalli non ho veramente un attimo di tempo per lei. La dedico a tutto questo quartiere intero che se lo merita davvero tantissimo, se lo merita da morire. Una gioia immensa. Sì, esagerata sinceramente. Insomma, hai aperto la serata tu e con quella carriera peraltro disturbata, che cosa hai provato in quel momento del disturbo? Nel momento del disturbo mi sono visto arrivare i figuranti addosso e la cavalla ha reagito e l'impatto è stato devastante perché ero sotto pareggio e una lancia è schizzata via. Ho provato a riprenderla ma era impossibile. Da ripetere assolutamente e poi hai tirato fuori questo gran risultato. Abbiamo rifatto il movimento che si faceva di solito e ci si è provato, ci si è messo tutto. A chi la dedichi? Alla mia famiglia, a tutte le persone che ci danno una mano durante l'anno e a delle persone che purtroppo non ci sono più. Il nostro parente che è stato capitano del quartiere e soprattutto al nonno di mia moglie che se n'è andato poco tempo fa, che ci avrebbe tenuto veramente tanto. Potete aprire un ciclo? Speriamo di sì. Speriamo, noi lavoreremo tanto, guarda. È Gianni Cantaloni che quando rimette questi costumi succede sempre qualcosa di strano. Sì, senti, io voglio dedicare questa vittoria a Giancarlo Felici e a Sandro Sganappa perché è il frutto di un lavoro pauroso
il quartiere sta facendo dei miracoli, si sta lavorando in maniera incredibile. In un anno si è messo a posto il campo d'allenamento, sono fatte delle cose paurose. Ci voleva questo, ma ce lo meritavamo e lo sapevamo. Però ci ha aiutato Giancarlo e Sandro. Grande Gianni! Per loro!